Ciao ragazzi, siete arrivati. Allora, che cosa sto facendo? Sto montando il mio portaborraccia dell'Elite. Sto installando anche la mia nuova borraccia da mezzo litro, ma soprattutto voglio farvi vedere cosa inserisco nella falsa borraccia. Eccola qua, questi sono i suoi scompartimenti e questo è il tappo. Adesso sistemo tutto e andiamo a parlare di costi e utensili che io normalmente porto con me. A tra poco! Del portaborraccia e della borraccia porta attrezzi, perché ne ho già parlato in un video che vi metterò qua. Io intanto mi metto il mio bel cappellino New Era comprato a New York, perché altrimenti mi sento perso. Però per chi volesse comprare questi prodotti, dato che su Amazon ci sono un sacco di sconti sull'attrezzatura sportiva, lascio sotto in descrizione i link Amazon di questi oggetti. Quindi per chi fosse interessato, andate a darci un'occhiata. Allora, che cosa porto con me normalmente durante le mie uscite? Dunque, questo è uno smaglia catena in acciaio piccolissimo, che è una manna dal cielo quando si hanno problemi con la catena. Si infila la catena qua dentro nell'apposito alloggiamento, si tira via la maglia e si richiude. Ovviamente è una soluzione temporanea che però ci permette di tornare a casa. Questo è lo smaglia catena, eccolo qua, della Trixes, pagato 5,99 € anziché 13,99 € con uno sconto di ben 57%. Quindi insomma un acquisto fatto molto bene. Trovate il link in descrizione. Questo va là dentro. Oltre allo smaglia catena porto sempre con me un kit di attrezzi comprendente pompa e leve per il cambio della camera d'aria, piccole toppe, colla ovvero mastice e qualche attrezzo in un porta attrezzi molto ridotto. Ho deciso di comprarlo nuovo su Amazon, eccolo qua, e andiamo adesso a vedere che cosa contiene questa confezione di cartone. Facciamo un unboxing in diretta, anche se non era voluto. Dunque, innanzitutto la pompa, eccola qua, adesso la vado ad aprire. Questa, ragazzi, è proprio nuova, però dato che c'era questa promozione imperdibile su Amazon, ho deciso di non farmela scappare. Eccola qua, una pompa molto contenuta, con un pratico tappino anziché non si va ad otturare con lo sporco la bocchetta con cui si va poi a gonfiare il pneumatico. E insomma, piccolissima, alluminio e plastica, molto contenuta, ma dietro c'è anche poi il kit per metterlo dietro la sella. Eccola qua, non so se si vede, sì, eccola qua. Questo attrezzo è stato pagato, il kit completo, 12,99 € anziché 25,99 € e comprende un set di chiavi, il kit di riparazione del pneumatico e una mini pompa. Tutto questo a 12,99 € si risparmia al 50%, si risparmia 13 € e si va a spendere anziché 25 € solo 12,99 €. Sempre nella confezione del kit è presente anche questa pratica sacchettina con questa pratica scatoletta in plastica, che eccola qua, che al suo interno contiene tutto il kit per il cambio e la riparazione delle vostre camere d'aria o tubeless. Insomma, niente di nuovo sotto il sole. È forse simpatica
la piccola scatolina in plastica che potete mettere o dietro la sella in un'apposita sacchettina, oppure la potete mettere nel vostro porta utensili. Infine, l'ultimo oggetto del giorno è questo mega porta tools, porta utensili, comprendente un sacco, eccolo qua, un sacco di brucole. Non solo, abbiamo questa serie di brucole, eccole qua, abbiamo poi anche tutti i cacciavite a stella e a taglio, abbiamo anche una serie di cricchettini sempre a brucole di diverse dimensioni, una sorta di chiave inglese a più dimensioni. Questi si prendono e si mettono, guardate la comodità, si mettono praticamente, aspettate, ecco, si mettono esattamente così e andiamo poi a lavorare sul nostro pezzo, sul nostro piccolo inconveniente per ritornare a casa. Insomma ragazzi, kit porta utensili, set di riparazione del pneumatico, mini pompa plastica alluminio ad alta pressione della Yongdu, tutto a 12,99€ anziché 25€. Infine abbiamo anche lo smaglia catena a 5,99€. Insomma ragazzi, veramente un grande affare per le tasche di tutti, si spende poco e si gode un fottio, come si dice qui da noi in Toscana. Questo ragazzi per dirvi che non dovete mai uscire in bici senza la possibilità di rimediare a qualche piccolo inconveniente. Ovviamente con me dove l'ho messa, ecco qua, porto sempre una comodissima, ma diciamo così necessarissima camera d'aria, non guasta mai portarsela dietro. Porto sempre con me anche un pochino di nastro isolante, perché potrebbe sempre far comodo, non si sa mai, per magari fasciare il copertone o quant'altro, e soprattutto dentro il porto utensili ci metto sempre dalle 10 alle 20 euro. Non per corrompere un autista per riportarmi a casa, ma magari mi sento male e ho bisogno di andare in un bar a prendere magari una pasta o un caffè o quant'altro. Insomma ragazzi, con una spesa al di sotto delle 20 euro, a cui dobbiamo aggiungere qualche piccola spesa di spedizione, si può avere un ottimo kit di riparazione. Comunque trovate tutti i link di tutti i prodotti che ho recensito sotto in descrizione. Comunque andateli a vedere, questi prodotti sono di ottima fattura, hanno recensioni molto alte, ho deciso di acquistarli per farveli vedere, il prima possibile li proverò ovviamente in campo. Sono comunque a prima vista, a primo acchito, molto ma molto buoni. Adesso vado a inserire il tutto dentro il mio porto utensili. Noi ci vediamo al prossimo video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi e alla prossima, buon allenamento a tutti.